Elio De Silvestri, appena finita la partita 1-1, è stato decisivo un tuo gol, però ha pareggiato il Torino. Ce lo descrivi il gol? Il gol secondo me è stato un bel gol, sono stato bravo secondo me nel calciare di prima e trovare lo specchio della porta. Poteva essere decisivo questo gol di Beccato? Sì, eravamo riusciti a sbloccare questa partita che sapevamo che non era semplice, perché a prescindere dal campo anche la squadra è una squadra tosta che si difende molto bene, subisce pochi gol, e eravamo stati bravi a sbloccarla, poi peccato perché hanno trovato anche loro un gran bel gol. Partita molto combattuta su un campo anche molto pesante. Sì, il campo veramente non ci permetteva di sviluppare il nostro gioco e questo un po' ci ha limitato, però alla fine la palla l'avevamo gestita almeno bene senza fare grossi errori. È stato un peccato perché ci è mancata un po' di lucidità negli ultimi metri, magari un po' di furbizia. Senti, questo era uno scontro diretto, comunque arrivato a pareggio, eravate più delusi o più contenti per questo pareggio? Nello spogliatoio si respirava un po' di rammarico, perché sapevamo di poter vincere la partita, però noi siamo consapevoli del nostro obiettivo e questo pareggio ci dà una spinta in più per raggiungerlo. Senti, un'ultima cosa, è un ottimo momento per te, non giochi bene, segni al di là di... Il fatto che oggi il campo ti penalizzava tecnicamente? No, sono molto contento. Quando è arrivato il mister riesco a esprimermi al massimo, perché sto giocando nel mio ruolo naturale. Poi niente, sono concentrato nel continuare così e aiutare la squadra. Grazie.